Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo a commentare le notizie, visto che il video sugli NFT l'altra volta vi è piaciuto, anche il format sulle notizie. Mi dispiace che questa notizia è molto simile all'altra, però voglio approfondire questo argomento perché NFT, Morgan ha venduto all'asta la canzone premessa della premessa per 21.000 dollari. Abbiamo parlato degli NFT, della tecnologia che c'è dietro, della possibilità di vendere e di rendere unici anche i file digitali, e quindi questo ha dato il via ad un'esplosione di vendite di qualsiasi cosa trasformata in NFT, e quindi il collezionismo è arrivato anche nel mondo digitale. Abbiamo visto, vi faccio sbucare i video, sia che cosa sono gli NFT e sia anche come crearne uno, come trasformare un pezzettino di una nostra canzone in un NFT o trasformare un video in un NFT. Ci sono diversi portali nel tutorial che vi faccio sbucare qui nelle schede, lo trovate, potete approfondire e realizzare il vostro. Però io avevo detto, questa è un'opportunità soprattutto per chi ha una community, per chi ha costruito un seguito, per chi ha un pubblico, e quindi anche per gli artisti famosi dovrebbero non sfruttare questa tecnologia per monetizzare. E infatti Morgan, che ha una discreta popolarità, ha venduto la sua canzone in NFT, quindi ha reso questa canzone unica attraverso la tecnologia, no? Degli NFT, ha reso, quindi ha trasformato la sua canzone in un NFT, quindi questa canzone è diventata unica. Chi l'ha comprata per 10 Ethereum è l'unico possessore di quella canzone, che è diventata un oggetto unico. Capite questo? Per gli artisti famosi, per gli artisti che hanno un seguito, ma non soltanto artisti famosi, ma anche artisti e anche influencer, gente che ha una community e un seguito, che è conosciuta sui social, per esempio. Musicisti emergenti che hanno un piccolo seguito possono monetizzare, ovviamente in base alla grandezza della gente, no? Della dimensione del proprio pubblico, si può monetizzare di più. Ovviamente, maggiormente, uno più è famoso più monetizza. Però, addirittura qui Morgan dice è la rivoluzione per la musica. Gli NFT rivoluzioneranno la musica? Secondo me sì, come ho già detto anche nei precedenti video. Quando lo fa qualcuno di famoso, vedrete che adesso andranno dietro tutti. Cioè, tu hai un pubblico, se sei famoso, hai un pubblico gigantesco e gli vendi un NFT, è un'entrata in più che hai. Quindi hai i tuoi contratti, i diritti, gli streaming e quant'altro, ma poi puoi rivolgerti direttamente al tuo pubblico e vendere un NFT. Fantastico. Vediamo un po' questa notizia. Sul Corriere.it tecnologia, il brano è stato acquistato per 10 Ether su OpenSea, che è uno di quei siti che avevo fatto vedere. Potrebbe essere il primo di una lunga serie. L'artista è la nuova epoca della musica. Morgan ha trovato un modo per monetizzare, ha anche lanciato un sito, mi sa, in Crypto Morgan si chiama, Marco Castoldi decentralizzato. Bravo Morgan, secondo me. Non bravo a sfruttare questa tecnologia. Morgan, come Elon Musk, seguendo le orme dell'imprenditore, anche il cantatore milanese, bla bla bla, ha messo in vendita una sua canzone sotto forma di NFT. Qui la spiegazione del fenomeno del momento. Ok, molto interessante. Qui dice il primo pezzo in italiano. Ecco, questo è interessante. Premessa della premessa è un inedito di Morgan. Il primo pezzo italiano in NFT, ecco perché è una premessa. Recita in cryptomorgan.com. Interessante, magari vi lascio il link dell'articolo. Vorrei sapere voi che cosa ne pensate e se pensate di sfruttare questa tecnologia. Se avete già fatto, io ho creato il mio NFT. Nel video vi faccio vedere, che vi ho messo nelle schede, trovate anche in descrizione, vi faccio vedere come si fa. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi aspetto tutti nei commenti.